Giovanni, buongiorno. Siamo ormai alla fase 2, da oggi si riapre. Per il tuo settore, com'è andata e cosa prevede per questa seconda fase? Allora, buongiorno direttore, un saluto a tutti i telespettatori. Diciamo che è andata bene, si sta iniziando finalmente. La nostra apertura per quello che ci riguarda è solamente un'apertura parziale che secondo il nostro codice Ateco, quindi siamo utilizzati solamente per il materiale igienico-sanitario, quindi vasche, docce, sanitarie, arredamento, arredo bagno e rubinetteria. Per quanto riguarda le ceramiche che fanno parte del codice Ateco 47-53-30, l'apertura definitiva è prevista per il 18 maggio. Diciamo come primo giorno sostanzialmente è andata bene. Quindi, già vengono i clienti, hanno avuto la pazienza di aspettare, di dare informazioni e supporti tecnici per l'inizio dei lavori. Diciamo, per quanto riguarda il lavoro sono soddisfatto. Ovviamente, ovviamente tutto con le dovute prescrizioni, così come da normativa, immagino. Sì, rigorosamente è tutto, diciamo, a norma, anche perché non siamo usciti dalla pandemia, siamo ancora dentro, siamo in piena, non dobbiamo dimenticare che siamo in piena emergenza, quindi anche se c'è questa leggera apertura, quindi è opportuno diciamo, prendere le dovute precauzioni e ritornare lentamente al lavoro, secondo me è anche positivo, anche per la nostra azienda e mi auguro più presto, quindi è un pensiero va per il ristoratore, per tutta la categoria, anche perché la nostra città ha una vocazione prettamente turistica, quindi diciamo, il mio pensiero va agli amici ristoratori, quindi che più presto ci possono essere normative anche per una apertura graduale, che fa bene sia al morale sia a tutto il resto. Un'apertura graduale sicuramente e dal punto di vista economico, come dire, l'auspicio che quanto prima, insomma, ci si possa un pochino risollevare la testa tutti quanti. Dal punto di vista economico, diciamo, parlano i fatti. Diciamo, assistere in televisione non se ne può più perché si sente il governo che dà determinate indicazioni, l'opposizione che dice tutto il contrario di tutto e il contrario di tutti. Quindi non si sa più a chi credere. Però parlando dei fatti, per quello che si sente, quello che si legge anche nei giornali, non, diciamo oggi si è visto poca cosa. Leggevo stamattina il Sole 24 Ore per quanto riguarda l'erogazione dei famosi 25.000 euro, che doveva essere la cosa più, diciamo, immediata, con una domanda di 5.250.000 di piccola attività commerciale, sono state presentate solamente 45.703 domande. Quindi solamente l'1%, questi sono i dati ufficiali del CGA di Mestre, eh? Quindi bisogna cercare di capire le motivazioni di questo 1%, perché c'è un controsenso tra le difficoltà del momento e le richieste. Quindi è una fase molto, molto delicata in questo momento. Per quanto riguarda il settore economico, io penso che la pazienza sia per quanto riguarda tutte le attività, tutte diciamo dal nord al sud, penso che abbiamo dimostrato un grande senso di civiltà per tutto quello che ci può riguardare, per il contributo che diamo allo Stato pagando le tasse, diciamo, e per l'enorme burocrazia che c'è nell'affrontare anche tutto quello che il governo ci sta mettendo a disposizione. Quindi diciamo che non è molto semplice. Sicuramente non è semplice. Allora chiudiamo questo nostro collegamento dicendo ai nostri telespettatori alla fine che cosa? Ma diciamo che dobbiamo sperare positivamente innanzitutto nella riapertura di tutti i settori con gradualità, e questo pronto soccorso che è mancato inizialmente da parte del governo
possa essere elargito quindi prima possibile, per dare un po' una boccata a tutte le attività, per poter permettere quantomeno la riapertura e poi nel tempo cercare di poter, a seconda delle proprie esigenze, di poter ottemperare a tutto il resto. Quindi faccio un augurio che si possa tutti insieme superare questo momento di grandissime difficoltà. Augurio che facciamo anche nostro e controcampiamo anche a te. Grazie Giovanni, buon lavoro, buona riapertura. Grazie, saluto direttore, grazie a tutti.